Cari amici e care amiche di Radio Speranza, un saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Con questa intervista vogliamo conoscere una delle realtà operanti nella nostra arcidiocesi di Pescara Penne ed è la realtà della comunità di Sant'Egidio. Per questo con noi abbiamo oggi Roberta Casalini, che saluto. Salve Roberta. Grazie, un saluto a te e a tutti coloro che ci ascoltano. Ecco, Roberta, la prima domanda è proprio questa. Vogliamo spiegare bene che cos'è la comunità di Sant'Egidio? Anche perché i nostri ascoltatori la conoscono perché quotidianamente viene trasmessa dalla nostra emittente la preghiera della comunità di Sant'Egidio, però forse, poche volte ci siamo soffermati nello spiegare che cos'è. Sì, ecco, la comunità di Sant'Egidio è un movimento di laici all'interno della Chiesa Cattolica che è nata a Roma nel 1968 su iniziativa di un giovane allora poco più che diciottenne, Andrea Riccardi, il quale insieme ad altri amici cominciò ad incontrarsi appunto per ascoltare la parola di Dio, per pregare e che sentì insieme ai suoi amici immediatamente che il fondamento proprio essenziale della propria esperienza di fede era proprio la vicinanza agli ultimi, vissuta nella forma dell'amicizia. E quindi questi giovani, accanto alla preghiera e all'ascolto della parola di Dio, cominciarono ad alzare un po' lo sguardo da se stessi e dalla propria vita e ad andare nei quartieri periferici di Roma, nelle borgate in cui vivevano moltissime persone povere, in condizioni di grande povertà, molti meridionali, per esempio italiani meridionali, che appunto vivevano in condizioni molto difficili. Cominciarono a fare dopo scuola ai bambini, a fare amicizia con gli anziani e a comunicare il Vangelo a tutti. Oggi la comunità di Sant'Egidio è presente in tanti paesi del mondo e per metà africana. A noi questo piace dirlo perché secondo noi è anche molto significativo il fatto che ci siano tante comunità di Sant'Egidio in Africa perché questa cosa ci insegna che i poveri sono quelli che accolgono con più gioia, più semplicità e anche più immediatezza il messaggio del Signore. E quindi diciamo che nessuna comunità, nemmeno la più piccola o la più lontana, insomma, si sente, come dire, no? Tristemente periferica, ma ciascuna è nel cuore di tutte le altre. E vorrei fare un piccolo esempio. In questi giorni tutte le comunità di Sant'Egidio pregano per due nostri carissimi amici, due vescovi siriani ortodossi di Aleppo, che da alcuni giorni sono sequestrati, sono nelle mani di persone di cui non si conosce niente, e noi preghiamo per la loro liberazione. E sono il vescovo siro-ortodosso Mar Gregorios Ioanna Ibrahim e il vescovo greco-ortodosso Paul Jacigi, quindi tutta la comunità nel mondo prega per loro. Loro sono stati sequestrati, tra l'altro, mentre andavano a portare aiuti alla popolazione di Aleppo. Quindi diciamo che la comunità di Sant'Egidio è una famiglia che prega e che serve i poveri. Ecco, ma quindi la preghiera, abbiamo Sì. detto, un posto veramente molto molto importante nella vita della comunità di Sant'Egidio, ma quali sono le altre attività poi che si svolgono all'interno della comunità? Sì, diciamo che intanto mi piace dire che la comunità, cioè tutte le attività, le iniziative della comunità, i servizi, sono sempre nati da un incontro personale, cioè un rapporto di amicizia. Faccio l'esempio diciamo, dell'impegno per la pace in Mozambico, che è nato dalla conoscenza, dall'amicizia con un vescovo, Monsignor Jaime Gonçalves, il quale raccontò delle terribili condizioni in cui si trovavano i mozambicani a causa della guerra civile, questo negli anni Ottanta, e quindi la comunità cominciò a pregare e a chiedersi cosa potesse fare, no, per i fratelli mozambicani. Da lì è partito l'impegno di mediazione per la pace, che portò poi ad un trattato il 4 ottobre del 1992, un trattato di pace. Così anche il programma DREAM di cura dell'AIDS in Africa, che è cominciato in Mozambico, quindi paese per noi molto amico, e che poi si è sviluppato
sviluppato attualmente in tutti i paesi della fascia subsahariana. E questo, diciamo, orientamento, questo incontro personale in qualche modo guida anche le scelte poi della nostra comunità di Pescara, le ha guidate sin dall'inizio, insomma, della nostra, l'inizio della nostra attività. Anche per Pescara è stato un incontro personale, cioè noi abbiamo cominciato ad andare a fare, ad animare la liturgia in carcere, nel carcere di Pescara, alcuni anni fa, e abbiamo incontrato una persona, un signore che si chiamava Paolo Silvestro, un uomo dalla fragilità esistenziale. L'abbiamo conosciuto lì, poi Paolo terminò la sua detenzione e fu trasferito in una casa di cura di Città Sant'Angelo, che è Villa Serena, e noi l'abbiamo seguito, cioè è stata l'amicizia che ci ha portato e che ci ha orientato nelle nostre scelte. Lì a Villa Serena abbiamo anche scoperto, attraverso l'amicizia con Paolo e poi l'amicizia con tanti altri, la bellezza proprio di questo incontro con le persone con fragilità psichica e mentale. E tuttora appunto siamo impegnati in questo nostro servizio, che però appunto è una vera e propria amicizia. Per noi questa parola è veramente fondamentale. E poi siamo impegnati in un servizio per le persone senza dimora di Pescara, che si raccolgono attorno alla stazione di Pescara, e andiamo a portare una piccola cena e cerchiamo anche di monitorare in qualche modo, come si fa proprio con un amico, le loro condizioni di salute, cerchiamo di aiutarli anche nelle loro necessità, ma soprattutto vogliamo dare il segno della fedeltà di un'amicizia, cioè del fatto che c'è chi pensa a loro, che vuole bene a loro e che quindi non li abbandona. E un'altra cosa molto bella, questo senso, diciamo, della sinodalità della carità, cioè siamo in collaborazione con tanti altri movimenti e associazioni, quindi anche in questo caso impariamo dai poveri, impariamo proprio a servirli insieme, quindi anche questo, insomma, lavorare per la vigna del Signore insieme. I poveri per noi sono proprio, diciamo, i nostri maestri, cioè sono proprio coloro che ci orientano, che ci insegnano, ci avvicinano al mistero dell'amore di Dio, e in qualche modo ci svegliano un po' dal sonno della nostra autoreferenzialità, del nostro essere concentrati su noi stessi, un po' dell'indifferenza, no? Cioè del Vangelo, un po' del salva te stesso, che è una cosa che è un po' una come dire, malattia spirituale, sì, forse la mentalità dei nostri, certo, giorni, che ci accomuna un po' tutti. E poi anche c'è un altro progetto che stiamo cominciando, cioè un'alleanza tra generazioni, cioè praticamente dei giovani delle scuole superiori vanno a trovare degli anziani in istituti. Sappiamo che appunto gli anziani spesso appunto soffrono la solitudine, e sappiamo che invece quanto è preziosa la loro vita, quindi vogliamo che appunto anche i giovani possano, che ci sia proprio un arricchimento reciproco tra le giovani generazioni e le generazioni dei grandi, insomma delle persone di età grande. Anche perché poi di solito gli anziani vogliono molto bene ai giovani. Sì, infatti è questo che sì, sperimentiamo, che i nostri giovani sperimentano, sono molto contenti proprio di questa loro esperienza, perché hanno dei nonni che vanno a trovare e che raccontano anche del loro passato, e quindi è un'esperienza molto bella. E a proposito di condivisione, vorrei dire che come in tutte le comunità del mondo, anche a Pescara ogni anno a Natale prepariamo un pranzo per i poveri, per i nostri amici, cioè quelli che andiamo a trovare, che visitiamo durante tutto l'anno, ma anche per quelli che conosciamo o che non conosciamo ancora, insomma che conosciamo magari proprio il giorno di Natale. E questo, ecco, come noi piace dire, è apparecchiamo una tavola larga come il mondo, perché sappiamo che questa iniziativa viene realizzata in tutte le comunità del mondo, anche le più povere, anzi ci raccontano proprio di storie di provvidenza proprio nelle carceri africane, quando magari le stesse persone della comunità non sanno che cosa potranno dare, offrire, no, al pranzo di Natale ai loro amici carcerati, e poi improvvisamente appunto la provvidenza porta del cibo da condividere. Quindi sono storie molto, molto belle, quindi un grande insegnamento per tutti noi. Un'altra cosa, un'altra iniziativa che realizziamo anche a Pescara è una liturgia eucaristica
in genere nel mese di febbraio, per fare memoria degli amici senza dimora morti per strada, e che è presieduta dal nostro arcivescovo Monsignor Valentinetti. Questa liturgia è, diciamo, di grande consolazione per i nostri amici senza dimora, che la seguono molto, perché è il segno che nessuno è abbandonato e che il Signore ci è vicino a tutti per sempre. Ma la cosa bella è che è una di grande consolazione anche per noi, e questo ci dà il segno che non c'è in qualche modo distinzione tra chi assiste e chi è assistito, non so, chi serve e chi è servito, ma che noi aspiriamo, il nostro sogno è proprio quello di essere una grande famiglia, e questa appunto è la bellezza dell'amicizia che condividiamo con i poveri. Ecco, c'è il caso, immagino di sì, di chi da assistito poi, una volta risolto la propria situazione problematica, diventa membro della comunità di Sant'Egidio? Sì, noi a questo proposito appunto vorrei ricordare con tanto affetto un nostro amico che si chiamava Aurelio, che abbiamo conosciuto in una situazione di grande difficoltà, che appunto viveva appunto insomma nelle modalità delle persone senza dimora. Aurelio poi grazie alla sua grande volontà e anche un pochino al nostro aiuto, ma non solo al nostro, a quello anche di altre associazioni, è riuscito a risollevarsi dalla sua condizione, e quindi fu anche di grande esempio, perché fece delle testimonianze, no? E fece comprendere anche ai giovani quanto può essere difficile la vita della persona senza dimora, ma quanto può essere bello e possibile cambiare la propria condizione se ci sono degli amici, tanti amici che ti aiutano, e naturalmente se c'è il Vangelo. E quindi sicuramente sì, anche a noi questa cosa è capitata ed è stata di grande insegnamento. Ecco, noi ringraziamo veramente Roberta Casalini. Vuoi aggiungere un'ultima cosa? Grazie, vero? Vorrei dire che il momento fondante della nostra vita comunitaria è la preghiera, che noi celebriamo presso il Santuario del Cuore Immacolato di Maria alle 20, nei mesi di luglio e agosto alle 21 e durante l'anno alle 20. E vorrei anche fare un ringraziamento a voi della radio, perché per questo invito, per questa possibilità che ci avete dato, e anche proprio per la trasmissione della preghiera della comunità di Sant'Egidio da Roma, che appunto voi attraverso la vostra opera, insomma, che può andare in onda ogni sera dal lunedì al venerdì alle 22:30. Quindi grazie tante a voi e un saluto alle persone che ci hanno ascoltato. E allora un ringraziamento e un saluto a Roberta Casalini della comunità di Sant'Egidio di Pescara, e da Massimiliano Spiriticchia, da tutti noi di Radio Speranza in Blu. Grazie e a risentirci.